4 minuti dopo le 15. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie, comodi. No, non è per noi. No, no, indubbiamente no. E lavorano ad anticipo, giustamente, perché tra poco lo stato sociale sarà qui, reduci dall'ultimo festival di Sanremo. Ebbene sì, torneranno a trovarci con molto piacere. Loro sono dei fenomeni, lo stato sociale, ospiti quest'oggi a RTL 105. Ciao amici, ciao. Ben ritrovati, ciao a tutti. Come state? Tutto a posto? Grazie per gli applausi. Abbastanza fenomeni. Beh, anche gran fenomeni, visto che fa parte anche dell'album, ci sono i concerti live. Noi siamo stati fenomeni prima dei fenomeni. Attenzione. È un fenomeno prefenomenale, fenomenale. Protofenomeni. Metafenomeni. Stiamo abbastanza bene. Checco è tornato a casa, ha fatto la lavatrice. Finalmente. Una decina di chili erano. E adesso ha dei vestiti da mettersi, finalmente. No, ma stavano in piedi da sole poi le sì, cose. Sì, sì, camminavano. Gli facevano da controfigura, praticamente. È la nostra prima settimana senza vestiti prestati dagli stylist. Dobbiamo ricominciare a vestirci con normali, i nostri vestiti. Con i nostri stracci di sempre. Un po' si vede. Checco ha fatto la lavatrice per tutti, comunque. Sì. Bravo, un applauso. Grazie. Sono un fenomeno comunque. Visto che è passata una mesata dal Festival di Sanremo, così a freddo adesso, cosa vi ricordate di quell'esperienza così? Niente a freddo. Guarda, la cosa che mi è rimasta più impressa è che, vabbè, ci sono degli alberghi molto belli, questo è da dire, no? E comunque in questi alberghi ci sono generi di conforto che di solito non trovi negli alberghi, tipo dei libri, delle bottiglie di champagne, ogni giorno una bottiglia nuova, e soprattutto una busta con il tuo nome con scritto sopra in grande omaggio, il tuo nome scritto in corsivo proprio solo per te. Tu dici: cosa sarà questo omaggio? L'apri ed è piena di medicinali, piena. Integratori, cremine, pomate, fermenti lattici, spray, qualsiasi cosa. Cremina aloe vera. Questo per la bottiglia di champagne al giorno. Beh, certo. E ti devi riprendere. E avete pubblicato il mese scorso questo album, che è una collection, una raccolta dei vostri grandi successi, che si intitola Primati, perché voi in realtà avevate già pubblicato un album nel 2017, un anno fa praticamente, che abbiamo tra l'altro ascoltato anche la canzone da quell'album lì. Quindi insomma, poi alla fine avete comunque trovato il tempo, Sanremo, tutto il resto, di metterci anche degli inediti all'interno di questo album. Quindi spiegateci un attimo come sì funziona. Volevamo, ovviamente, con la partecipazione a Sanremo siamo arrivati a tante persone che non ci conoscevano, no? E invece di fare una riedizione dell'album precedente, abbiamo pensato di fare appunto questa raccolta differenziata, come la chiamiamo noi, in cui presentare un po' il repertorio, che comunque è una band, cioè siamo una band che esiste da diversi anni, abbiamo già pubblicato 3 album, e quindi volevamo raccogliere quel percorso, compresi anche i primissimi EP, e abbiamo inserito anche 4 inediti, perché comunque nel frattempo avevamo continuato a lavorare in studio, e siccome eravamo molto contenti del risultato, abbiamo detto: ok, uniamo le cose, così diamo un quadro completo. E visto che siamo un collettivo e produciamo e scriviamo tutti quanti, noi produciamo tanto, siamo un po' incontinenti, e quindi avevamo anche dei pezzi pronti nuovi, e quindi ce li abbiamo messi dentro, insomma. Beh, non è facile in questi tempi essere un collettivo in generale, no? Come funziona il lavoro appunto di squadra vostro? Ah, funziona con tanta pazienza, ovviamente, però corroborata dal fatto che siamo amici da 15-16 anni più o meno, quindi insomma da metà della nostra vita l'abbiamo trascorsa assieme. È tutto vero. E c'è il... Cioè, e cosa è successo poi? Con l'email. Con l'email. Cioè, lavoriamo con l'email fondamentalmente. Sì, ci mandiamo dei testi per email, poi ci scontriamo, ci scorniamo un po', e poi alla fine siamo molto contenti e pubblichiamo le cose. Bene. Allora, tra poco scopriremo di più anche sugli inediti, poi c'è anche un duetto molto particolare con Luca Carboni, ne parleremo tra poco, anche perché poi ci sono le date dei loro live, andranno anche nel progetto Erasmus in Spagna, insomma tra poco ne parleremo con lo stato sociale. Restate con me. Scrivono al 349-349-105 come sono diretti questi dello stato sociale. Dritti come delle spade. Fusi. E questa è la versione 2018? Sì, che sì. È inclusa in... L'abbiamo riscritta per aggiornarla ai tempi che corrono, che sono assai diversi da quelli che correvano 10 anni fa, quando è stata scritta originariamente. E quindi sì, essendo un pezzo di costume, era invecchiato, come può invecchiare tante cose che hanno a che fare con il qui ed ora, no? Quindi non essendo una chiacchiera sui massimi sistemi, andando nei dettagli, i dettagli inevitabilmente poi si perdono, e abbiamo pensato che fosse divertente poterla rifare da capo. Il vecchio brano nel 2018 non avrebbe mai passato la prova costume. Assolutamente. Andava cambiato. Sì, poi ci sono anche dei featuring, no? Delle ospitate molto Un
uno dei nostri primati, aver inserito 7 featuring in un unico brano. In un brano solo. Sì, tra l'altro voglio dire una cosa apertamente. È stato gentilissimo al telefono Giorgio Mastrota. Molto. È sicuramente una persona straordinaria. In pochi scambi mi ha portato all'interno della sua vita familiare, mi ha fatto salutare della gente, sono stato da Dio e gli voglio molto bene. Quindi Giorgio Mastrota, ti amo. Fa jogging tutte le mattine, Giorgio, sì, sì. È bravissimo. Mi manda gli audio, prima va a fare le corsette, poi torna e poi mi manda degli altri audio. Buona sfortuna allo stato sociale, canzone reperibile sia nell'album dell'anno scorso, Amore, Lavoro, eccetera, eccetera. Altri miti da sfatare. Esatto, ma la trovate anche all'interno di Primati, che è questa raccolta differenziata. Spieghiamo perché è differenziata. Se non ci vengono idee, lo mettiamo anche nell'album dell'anno prossimo. La raccolta è differenziata perché non ci sono solo le canzoni vecchie, ma ci sono anche degli inediti, e inoltre le canzoni vecchie tengono conto della scansione cronologica con cui sono state scritte a ritroso. Quindi le più nuove le trovi all'inizio e le più vecchie le trovi alla fine. Essendo i primi dischi autoprodotti più o meno in una cantina, man mano che vai avanti sembra che il disco sia rovinato, semplicemente. Beh, è carino. Quindi insomma, la prima è pop, la prima in assoluto che avete fatto. Beh, una delle prime. Sì, era comunque la prima, sì, all'interno di questo disco, considerata come ultima. È l'ultima in scaletta, l'ultima, ma una delle, esatto, prime che sono state scritte. Perché gli ultimi saranno i primi, sì, se, esatto, i primi sono irraggiungibili, sì, sono, sì, tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono, ecco, tanti. Basta. Milioni di milioni. Sì, sì. Aggiungiamo. Ma cosa avete studiato voi per avere questi riferimenti ogni tanto che sembrano quasi anche intelligenti? Siamo stati molto al bar. Tante cose diverse. Normalmente stiamo al bar. Beh, il bar dell'università. Bar dell'università, ma anche il bar sotto casa. Dove c'è il resto del Carlino gratis, noi ci siamo di solito. Abbiamo formazioni ed estrazioni diverse in realtà. Sì. Solo due di noi hanno completato l'università. Mm-hmm. Qualcun altro ha completato un'Accademia d'Arte Drammatica. Non addirittura vi dirò chi. Ho completato. Hai completato? Dai, ho completato. Ma Silvio D'Amico? Ho anche compilato. No, a Udine, Nico Pepe, che ha una bellissima storia. Ah. Fare mattina, lo stato sociale su RTL 102.5. È un altro degli inediti che trovate all'interno di Primati, questa raccolta differenziata dove trovate tutto il loro repertorio. Appunto, si parte dalle canzoni nuove e poi si arriva all'umido. All'umido, bravissimo. Ma parliamo invece delle date dei live che state per affrontare. Prima delle date italiane, andate in Spagna. Guarda, te le diciamo molto volentieri, perché andiamo a fare il nostro primo Erasmus a passati 30, che dovrebbe essere illegale, ma noi lo facciamo lo stesso. E andiamo a suonare in Spagna, perché uscirà anche il disco in Spagna. Pensa, olè, un po' che roba. Ma non in spagnolo, è tutto in italiano, perché non siamo capaci di parlare spagnolo. E infatti il tour si intitola No Hablamos Español Tour. E sottotitolo Viva l'Erasmus. Dunque saremo l'8 aprile a Siviglia, non sto leggendo assolutamente, non si vede che sto leggendo, vero? Il 9 aprile a Valencia, poi Barcellona il 10, Madrid il 12 e Bilbao il 13. Ecco. Quindi se andate in vacanza da quelle parti potrete vederli, ma poi si arriva in Italia, però, che è la parte che a noi interessa. Allora, io leggo le date italiane, non leggo, scusatele, dico memoria, assolutamente, nessuno sta leggendo. 8 giugno Caro Ponte Milano, 4 luglio Sherwood Festival Padova, luglio, una nigna tagna fuoco, come diceva Betello, 11 luglio Flowers Festival Correggio, 13 luglio Rock in Roma, 14 luglio Eremo Molfetta Bari, per Milano, che ci vogliono, sì, tanto tanto bene, c'è già un po' da sbrigarsi per i biglietti. È il 14 giugno o o luglio? No? Milano è l'8 giugno. Non lo so, dobbiamo superare questa nigna tagnafuoco Giulio per far arrivare i soccorsi. Vabbè, molto simpatici, lo stato sociale. Però potevate fare anche la band alla pari, cioè nel senso, voi andavate in Spagna, una band spagnola veniva in Italia. Cioè, ci prendiamo Enrique Iglesias, no? Ah, così proprio, cioè, da niente, insomma. No, dici, non è Bosman, non vale. Non so, parametro zero. Lo sbravo se suonano ancora. No, non ne ho idea. No, vabbè, insomma, vi faremo sapere. Grazie. Se riusciamo anche a organizzare questa cosa. Voi intanto restate con noi. Niente di speciale, lo stato sociale qui su RTL 102.5 lo trovate all'interno di Primati, qualora vi foste persi l'album del 2017. Questo è un compendio di quella che è un po' la vostra carriera, e diciamo, ricordiamo anche che c'è un DVD. Sì, c'è un DVD doppio. Sì. In cui abbiamo inserito il nostro concerto al Palladozza di Bologna, che è stata la prima volta in cui abbiamo suonato in un palazzetto dello sport, e il concerto dell'anno scorso al Forum di Assago, che è stata l'ultima volta su due.
Insomma, anche quelli sono dei primati, no? Sì, sì, dai, sì, anche sì, perché comunque entrambe le occasioni sono state prodotte dal basso. Abbiamo lavorato noi in primis assieme alla nostra agenzia, al nostro management, sulla produzione dell'evento, e potendo permetterci di controllare ogni fase della produzione, siamo stati anche molto attenti al tipo di economia proposta per il pubblico. Quindi insomma erano degli eventi elaborati ma accessibili a quasi tutti, dai, insomma si partiva da attorno ai 15 euro come biglietto. Non si può dire euro in radio. Ah, scusa. Come dire le parolacce? Davvero? 30.000 lire del vecchio conio. Questo si può dire. Beh, però, quindi un'applicazione di uno stato sociale a tutti gli effetti, quindi. Sì, sì, c'è un centralismo democratico molto forte in questo momento. Sì, il progetto finale è che tutti i concerti siano gratis, tutti i dischi siano gratis, ma che ci sia una quota delle tasse devoluta all'intrattenimento pubblico attraverso lo stato sociale. Come in Svizzera. Un modesto vitalizio per noi altri. Sì, sì, ma poi non è detto che siamo noi per tutta la vita, Possiamo anche farci sostituire. L'importante è che esista lo stato sociale e abbia una funzione pubblica e gratuita. Beh, insomma, hanno le idee chiare. La musica della mutua. Esatto. Oh. Facile lo stato sociale featuring Luca Carboni su RTL 105. Com'è andata con Luca? Molto bene. Il titolo del brano è l'aggettivo che racconta com'è andata con Luca Carboni. È stato molto facile. Gli ho mandato un messaggino con il pezzo in allegato e gli ho detto ti andrebbe di fare questa cosa insieme a noi, e lui ha detto sì, molto bello, e dopo due giorni è venuto in studio e l'abbiamo fatto, quindi è stato facile. No, ma cosa c'era scritto nel messaggio? Non proprio nel dettaglio, però per capire che tipo di approccio hai usato. No, perché siccome non ci conoscevamo bene. Alla Mastrota, non lo so, tipo. No, ci conoscevamo solo di fama, per così dire. E ci stavamo inseguendo da tempo, però ho detto sarebbe bello conoscerci, avevamo pensato di farti sentire questa cosa perché volevamo collaborare con te, e dici cosa ne pensi. E lui è stato molto carino, ha pensato bene, e quindi l'abbiamo rivisto in studio da noi pochi giorni dopo, visto che comunque stiamo nella stessa città, anche se lui sta un po' in provincia. È stato abbastanza facile. Facile. Da bene. Cui. Le date italiane dello stato sociale. Ah, sono bravissimo. Vai. 8 giugno. Carro Ponte Milano. 4 luglio. Sherwood Festival Padova. 11 luglio. Flowers Festival Collegno Torino. 13 luglio. Rock in Roma a Roma. 14 luglio. Eremo Molfetta Bari. Che basta. Bravissimo. Checco. Questo era un po' Mastrota. Che però, geografo. Il suo, vero? Sembrava. Ho imparato dei migliori. Un'offerta straordinaria. Era che offerta pazzesca. Quasi vanno a Marchi, direi. Ma perché non fanno queste date? Ragazzi, Germania le fanno. Grazie per essere tornati, è stato un piacere avervi qua a RTL 102.5. Allora ci salutiamo con la canzone che, ricordiamolo, seconda classificata al Festival di Sanremo. Hai capito? Non vogliamo più andarcene da qua, ragazzi. Restiamo. No, pensavo a Sanremo, non vogliamo più andarci. No, da qua. Ciao amici. Ciao.